Gentili telespettatori, buona giornata. La Lega propone una legge con multa da 5.000 euro, 5, dico 5, a chi scrive avvocata, sindaca, architetta. Così la neosindaca di Firenze, Sara Funaro, dovrà presentarsi come sindaco negli atti ufficiali del municipio toscano, così come il comune di Modena dovrà smettere di scrivere quest'ora quando, come fa adesso, si riferisce a Donatella Dosi, titolare della questura della città emiliana. Quindi la Lega propone di abolire l'uso del non ridere, l'uso del femminile, e chiedono al partito di Salvini che va abolito per legge nei documenti ufficiali. Quindi sindaco, questore, avvocato, rettore, ministro, ingegnere, architetto, assessore, tutto quello che vi viene in mente. Quindi maschile universale per tutti, come ai vecchi tempi, ecco, non come si fa oggi, un po' come il generale Vannacci ha visto questo mondo al contrario. E così il ritorno alla lingua in versione patriarcale, perché l'obiettivo è preservare l'integrità della lingua italiana e evitare l'impropria modificazione dei titoli pubblici dai tentativi simbolici di adattarne la loro definizione alle diverse sensibilità del tempo. Quindi in questa proposta di legge, nell'articolo 2, è fatto divieto del genere femminile per neologismi applicati ai titoli istituzionali dello Stato, ai gradi militari, non so, la generala, la caporala, la soldata e non lo so, la colonnella, poi cosa c'è? Li ho detti tutti, no? La tenenta colonnella, la capitana, sì, la sergenta maggiora. Vabbè, allora, quindi divieto del ricorso al femminile e qualsiasi sperimentazione linguistica che uno voglia fare, no. Ricordando che è ammesso l'uso della doppia forma o del maschile universale da intendersi in senso neutro e senza alcuna connotazione di genere. Allora. Quindi la multa si va da 1.000 a 5.000 euro se osi scrivere avvocata, o la generala mi ha detto, no? La capitana. Capitana si dice o no? Ormai ci si confonde completamente. Allora, nel testo c'è scritto che non si vuole mettere in discussione la legittima battaglia per la parità, ma di voler piuttosto evitare eccessi non rispettosi delle istituzioni, perché ministra, avvocata, ne scoraggiano l'uso, dice. Il maschile per certe professioni alte, comprese le cariche istituzionali, non molti anni fa quei ruoli erano preclusi alle donne, ma linguisticamente la declinazione al femminile è sempre esistita, dice l'Accademia della Crusca. L'Accademia della Crusca è l'istituzione che si occupa della lingua italiana, un'accademia antichissima, e l'Accademia della Crusca ha considerato legittimo l'uso di termini come avvocata o ministra, e anzi ne ha incoraggiato l'uso. Allora, la mia opinione qual è? La lingua italiana, che nasce nella notte dei tempi, quando la società era totalmente e assolutamente patriarcale, dove c'era l'uomo che gestiva tutto e qualsiasi cosa. Quindi la lingua italiana nasce e si trasforma sotto la totalità del patriarcato, e quindi quando c'è stato da
mettere il plurale generico per un gruppo di uomini e donne, gli hanno messo il maschile. Quindi la lingua italiana, che nasce nella notte dei tempi, arriva fino ai giorni nostri nella sua prima versione patriarcale. La lingua si modifica, ci sono termini che vanno in disuso, termini che entrano nella lingua italiana. Certo, all'inizio, quando è venuto fuori il politicamente corretto, quando qualcuno ha cominciato a storpiare i nomi che noi avevamo imparato a scuola, la ministra, in tanti siamo rimasti a bocca aperta, cioè come la ministra. Infatti mi ricordo che la stessa Accademia della Crusca tanti anni fa disse: alcuni termini però è meglio non usarli, perché ministra assomiglia molto a minestra, e avevano sconsigliato alcune modifiche. Io dico che oggi, nel 2024, al 22 di luglio, nessuno si scandalizza più per avvocata, assolutamente. Quindi oggi pensare una legge per dare una multa a chi scrive avvocata o ministra è comunque fuori luogo, perché voi oggi ancora vi stupite dei termini volti al femminile, quelli che prima al plurale erano solo maschili? Io ormai non ci faccio neanche più caso. Quando incontro qualcuno, un avvocato, dico: ma ti devo chiamare avvocato o avvocata? Dimmi tu, per non offendere nessuno, come ti chiamo, avvocato o avvocata? Ti chiamo ingegnere o ingegnera? Architetto o architetta? Come ti devo chiamare? Geometra? Allora al maschile viene il geometro, quindi uno è diplomato geometro. Vabbè, geometro. Comunque, oggi nel 2024 voler tornare indietro con la multa in un qualcosa che ormai non dà fastidio più a nessuno, poi non è parte il politicamente corretto tanti anni fa, viene incasellato a sinistra, quindi oggi chi governa vuole dire: adesso che comando io si torna indietro nel tempo. Tornare indietro nel tempo è impossibile, è anche abbastanza infantile, quindi la multa, se scrivi avvocata, fa ridere oggi solo a raccontarvi la notizia. Insomma, io direi meno infantilismo in politica e magari fate le leggi per mettere un salario minimo piuttosto che la multa se scrivi avvocata. Facciamo un salario minimo, che siamo tutti d'accordo, quasi. Grazie a tutti e arrivederci a presto.